A volte nel tuo mix può capitare che il tuo drum kit non sia abbastanza punch, e questo è un problema serio, specialmente al giorno d'oggi, specialmente se fai urban. Quindi oggi andremo a vedere, ti farò vedere una catena che puoi utilizzare, un trucco che puoi utilizzare per andare a creare più punch nel tuo drum kit. Ma ciao, benvenuto, io sono Orlando, sono un ingegnere del suono. E quello che faccio ogni singolo giorno è aiutare gli artisti ad andare sul mercato musicale con i miei servizi di mix e master, oppure aiuto gli ingegneri del suono aspiranti tali a migliorare o imparare le skills di mix e master con i miei percorsi privati, che ovviamente puoi trovare in descrizione. Quindi l'argomento di oggi è come rendere più punch il tuo drum kit. Ci sono vari modi per farlo, però a mio avviso quello che è imbattibile ed è rimasto imbattuto nel tempo è quello di utilizzare delle catene parallele. Per cui oggi ti mostrerò una mia ricetta che uso io in ogni mio mix. Si chiama Drum Punch ed è una catena in parallelo e vedremo un attimino come settarla e come fare il tutto. Ascoltiamo il nostro drum kit. Ok, quindi il nostro obiettivo è dare più punch, più presenza a questo drum kit, che se tu ci fai caso è leggermente dietro rispetto al synth. Come faccio? Naturalmente vado a convogliare tutto il drum kit in un basso. Vedi, tutto il drum kit va a finire in questo basso e questo basso lo mando in parallelo in un'altra catena. E quello che vado ad utilizzare per dare punch in assoluto al mio drum kit è il Lickstressor. Lickstressor è un compressore che questa è l'emulazione di un Xtressor vero, di una macchina vera. Che sulle drum è veramente imbattibile. Dà un punch assurdo. E ora ti farò ascoltare. Chiaramente, se tu non hai questo compressore, è molto difficile ottenere questo tipo di risultato. Pertanto, ti consiglio di fare l'investimento e quando puoi di acquistarlo, perché è veramente un salvavita sui drum kit. Allora, quindi qual è l'idea? L'idea è quella di andare a dare più punch. Chiaramente tu ricordati che noi stiamo lavorando in parallelo, quindi in parallelo il must che io utilizzo e che dico anche ai miei studenti privati, ragazzi, in parallelo dobbiamo estremizzare i settaggi, perché tanto noi possiamo andare a decidere quanto darne. Per cui non è un problema, ma dobbiamo tirare fuori il carattere della macchina che noi stiamo utilizzando per fare le parallele. Quindi, come funziona questo compressore? Questo è un compressore che non possiamo decidere la threshold, ma la threshold la decidiamo a seconda di quanto segnale diamo in ingresso, un po' come l'1176. Il principio è lo stesso. Quindi, più input diamo in ingresso, più lui comprime. Ops, chiaramente. Poi attacco e rilascio come qualsiasi altro compressore. E poi abbiamo anche l'output come qualsiasi altro compressore. La cosa interessante è vedere la gamma di rapporti di compressione che noi possiamo utilizzare. 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, 6 a 1, 10 a 1, 20 a 1, vabbè, quindi andiamo qui nel master, poi il NUC, che è un rapporto di compressione molto esagerato ed ha un carattere particolare. Mentre qui noi possiamo decidere se fare il sidechain, ovviamente, quindi high pass. Qui è un high pass intorno agli 80 Hz, quindi gli 80 Hz non li andiamo a comprimere. O bell, che è una campana intorno ai 6K più o meno. Qua invece possiamo decidere
se andare ad applicare un filtro sugli 80 Hz proprio alla macchina, oppure Dis 2 e 3 vuol dire se applicare una distorsione sulle seconde armoniche, quindi pari, e una distorsione sulle terze armoniche, quindi dispari. Qual è la differenza? Che una distorsione sulle seconde armoniche è più dolce, invece una distorsione sulle armoniche dispari, armonica numero 3, ma quindi le dispari, è più cattiva, ok? È meno dolce. Poi qui abbiamo due parametri molto interessanti che sono la saturazione. Quindi andiamo a saturare, a distorcere il segnale che passa attraverso questo compressore. E warmth. Warmth cosa fa? Va a bilanciare gli alti, quindi va a fare una sorta di, low sh di high shelf sugli alti, e quindi dà un carattere più warm, più lo-fi, simile a quello del nastro, per intenderci. E poi qua abbiamo, vabbè, la modalità stereo, mid-side oppure mono, dipende come vogliamo utilizzarlo, rispetto anche a che sorgente vogliamo utilizzarlo. E qui possiamo, vedi, il mix della compressione 100% oppure il mix della saturazione 50%. Dipende ovviamente da quello che stiamo facendo. Adesso qui lasciamo al 100%, mix, cioè, compressione al 100%, saturazione al 100%. Bene, ora andiamo ad ascoltare questa catena in parallelo per capire che cosa effettivamente fa. Per far ciò dobbiamo mettere il bus che va in drum punch, mettiamo in prefader, questo qui lo mettiamo a zero e ascoltiamo. Ok, come vedi, quello che è uscito fuori è una compressione abbastanza accentuata e soprattutto l'abbiamo messo in British mode. British mode che vuol dire? British mode vuol dire che è come se tutti questi pulsanti fossero premuti, ok? Quindi dà un effetto di attacco e rilascio. Attacco e rilascio si comportano in maniera diversa e soprattutto loro ci dicono che se tu vuoi l'effetto British mode, devi metterlo in compressione 1 a 1. Ok, infatti si sente che c'è una compressione molto esasperata. Però, se noi man mano facciamo uno switch tra 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, British mode interviene lo stesso. E cambia i parametri di attacco e rilascio a secondo del rapporto di compressione. Pertanto è interessante fare un excursus e capire come si comporta il compressore se noi manteniamo British mode, però allo stesso tempo andiamo a cambiare i settaggi di rapporti di compressione. Ora, uno a uno, e man mano io farò uno sweep tra i vari rapporti di compressione. Estreme, estreme differenze. Quindi, qual è quello che va utilizzato di più? Dipende da quello che vuoi ottenere. Vedi, se tu lasci 1 a 1,
il kick è molto più saturato, molto più distorto. Se invece tu fai su 2-1, vedi, il kick è più pulito, però è anche abbastanza più punch. E quindi, man mano che tu cambi tra questi settaggi, tu puoi ottenere un colore differente. A questo punto io direi di farti capire anche come funziona la saturazione. Vedi, qua proprio andiamo a distruggere totalmente il mix. Che però chiaramente in insert non farei mai una cosa del genere, ma in parallelo è interessante andare a tirar fuori proprio il carattere del drum kit e capire un pochino come funziona. Io la saturazione la lascio abbastanza spinta e ora voglio provare a togliere il British Mode per farti capire la differenza. Cioè, vedi, proprio stiamo andando a comprimere tantissimo, però vedi, noi stiamo tirando fuori il punch del drum kit, que che è quello che a noi interessa, e poi andremo a darla di nuovo in parallelo. A me piace nelle parallele lasciarlo in British Mode 1-1. Vedi, molto aggressiva. E quindi a me piace partire così, per poi man mano andare a fare delle rifiniture. Quindi, questo è il drum kit senza la parallela. Cioè, abbiamo proprio perso il sostegno. Invece, quando io ingaggio la parallela, il drum kit, boom, è proprio più in faccia, il kick è molto più punch. Proviamo adesso a fare una B con i vari rapporti di compressione. Togliamo British Mode. Mettiamo British Mode. Yes, in British Mode naturalmente il compressore proprio cattura tutto il suono del drum kit e te lo sposta proprio in faccia. Se invece tu vuoi magari avere un suono che non sia proprio così esasperatamente in faccia, però ti serve solo dare un po' più di energia al drum kit, magari potrebbe anche essere interessante non utilizzarlo in British Mode. Ok, facciamo una B con essenza. Ciao drum kit. Boom. Drum kit in faccia. British mode 1-1. Yeah.
Ok, quindi ricapitolando, se vuoi dare punch al drum kit, un buon metodo, una buona catena è quello di andare ad utilizzare il distressor in British mode 1-1, naturalmente, quindi così premi tutti i tasti e gli va a dare questa sorta di compressione parallela più cattiva, ecco. E vai a dare in parallelo, quindi a decidere quanta compressione in parallelo ti serve per poter tirare fuori il punch del drum kit. Questa è veramente una tecnica semplice. Naturalmente ti invito ad investire e ad acquistare questo compressore perché fa davvero la differenza. Io non ci guadagno nulla, te lo dico solo perché ti aiuta veramente tanto nei tuoi mix. E usa la parallela per andare a dare cattiveria e punch al tuo drum kit. Bene, anche per oggi è tutto. Se tu vuoi approfondire questi discorsi, in descrizione trovi anche il link per accedere ai miei percorsi privati, dove andremo nel dettaglio del mix e tutte queste cose verranno affrontate in maniera più dettagliata. Se invece sei un artista, un produttore, stai cercando un ingegnere del suono che vada a finalizzare quelli che sono i tuoi mix, i tuoi lavori, le tue produzioni, in descrizione trovi anche il link per accedere ai miei servizi di mix e master o c'è anche l'email, puoi scrivermi e così da metterci d'accordo e capire effettivamente se possiamo o meno collaborare insieme. Da Orlando e dal Minerva Studio è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!